La preghiera dominò realmente l'intera vita di Giuseppe Lazzati. Tutte le principali tappe della sua vicenda personale e pubblica sono segnate da una costante e continua confidenza spirituale con il suo Signore, a cui aveva deciso di donare integralmente tutta la sua vita. Anche per questo decise di riadattare un antico eremo ad Erba nell'Alta Brianza, dove poter riflettere e dialogare, ma soprattutto pregare con i suoi giovani che accorrevano a lui da tutta Italia. Da questo retroterra nasce l'esperienza dell'Eremo di San Salvatore. L'Eremo è proprietà dell'Istituto Secolare Cristo Re, fondato da Lazzati nel 1939 come l'Istituto Milites Christi Regis. È attivo in vari paesi del mondo e raduna laici consacrati che vivono nel mondo con l'intento di ordinare le cose temporali secondo Dio, attuando il dettato della Lumen Gentium. San Salvatore è una casa prevalentemente per i giovani, per aiutarli a fondere in loro il senso di cosa vuol dire essere fedeli cristiani e laici. Il mese di marzo era adesso stata la seconda, la terza di Quaresima, era tutta impostata sulla volontà del Padre. E la mattina ci vedevamo sempre in chiesa alle prime ore, no? E quella mattina mi ha allarmato molto, non vedendolo e bussando alla porta, lo trovai seduto sul letto molto, molto affaticato, l'ho aiutato a vestirsi, le gambe erano molto gonfie e lui doveva fare una meditazione sul tema della Pasqua, insomma. Bene, quello è stato l'ultimo capolavoro della sua vita, ma tutto impregnato sul significato della morte come offerta al Padre e anche sotto l'aspetto del concetto del piano redentivo di Cristo sulla storia, ecco, la Trinità nella storia, il valore che la storia ha portato è come emblema che la Trinità conduce la storia. È veramente terminato in un modo molto brillante, chiudendo la Bibbia in un modo delicato con la parola Amen. Il progetto lazzatiano sull'Eremo prosegue con incontri di formazione, convegni, esercizi spirituali. Veniamo qui per poter capire il senso, come diceva lui, della contemplazione che possiamo vivere anche e soprattutto nella nostra attività quotidiana, attraverso il nostro lavoro. Cioè, io nel mio lavoro, diceva lui, posso scoprire il volto di Dio che mi assegna quell'attività, che mi affida quell'incarico. Lazzati parlava appunto di scuola della preghiera, no? Cioè della necessità di educare i giovani alla preghiera, alla conoscenza del mistero. Io direi il segreto è quello della sua esperienza diretta, ecco, mi sentirei dire così. Del fatto che nella vita cristiana si può parlare della preghiera, della fede, si può parlare delle azioni, di tutte le conseguenze della vita cristiana, ma se non c'è questa esperienza diretta, profonda, questo contatto con la maestà, con la bellezza di Dio, tutto il resto diventa, come dire, un po' complicato, diventa poco chiaro. Insomma. Quello che io ho trovato sempre straordinariamente significativo in Giuseppe Lazzati è il grande equilibrio che in lui i diversi aspetti della vita cristiana trovavano una composizione. Come ho detto prima, in lui c'è un grande ottimismo che è il frutto della venuta di Dio nella storia, nell'umanità. In lui c'è la serietà e la drammaticità della vita cristiana e in lui c'è la creatività, la speranza che scaturiscono dalla risurrezione. Questi tre aspetti non si escludevano, ma si componevano in una figura di santità straordinariamente equilibrata, non enfatica, non unilaterale. Perché non capiremmo niente del lavoro educativo che ha fatto dagli anni dell'Azione Cattolica, ma poi fino in età avanzata, per i giovani, appunto, se non ci fosse la consapevolezza di questa sua passione per i giovani. Questo dice l'ottimismo che aveva verso le nuove generazioni e quel senso di realismo che dice le generazioni sono il futuro della Chiesa, il futuro della società. Quindi un grande investimento sulle nuove generazioni come atto di fiducia. Certo, se poi guardiamo un po' più in profondità come ha sviluppato questo suo servizio,
Ecco, vengono in evidenza tratti distintivi, intanto questa capacità di accompagnamento vocazionale al discernimento, aveva molto a cuore questo aspetto, cioè il diciottenne, il ventenne in questa stagione decisiva della vita deve essere aiutato a fare i passi giusti. Se vogliamo vivere il cristianesimo dobbiamo stemperarlo nella vita concreta di tutti i giorni, renderlo credibile assumendo responsabilità nei confronti di quello che lui chiamava la città dell'uomo.